Doveva essere un'epoca diversa. Guardare ad est doveva diventare come guardare ad ovest. La Russia doveva diventare amica ed europea. Per questo l'Unione Europea e la NATO dovevano crescere, diventare una casa comune. Invece... Nella NATO ci sono paesi che non hanno alcun interesse alla stabilità continentale. I nuovi paesi che sono entrati nella NATO hanno tutto l'interesse a fomentare il dissidio e addirittura favorire lo scontro armato con la Russia. Sembra una sentenza e se ad emetterla è Fabio Mini, qualche riflessione dobbiamo farla. Esperto di geopolitica, ex generale di Corpo d'Armata e oggi collaboratore della rivista Il Limes e di alcuni quotidiani. In passato è stato capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa. Nel 2002 è stato comandante delle operazioni di pace a guida NATO in Kosovo. Insomma, uomo d'armi, di politica e di pensiero. Le tre cose messe assieme all'esperienza gli fanno dire che se guardiamo ad est, ai paesi ammessi alla NATO e all'Unione Europea, non c'è da star tranquilli. Nel momento in cui sono stati inseriti i paesi baltici, in cui a partire già dalla Polonia, ma poi soprattutto i tre paesi baltici e poi la Bulgaria, e poi che avevano anche delle forti, non ingiustificate, no, non erano del tutto ingiustificate, ma avevano delle forti avversioni nei confronti della Russia, la cosa è diventata pesantissima. Noi oggi stiamo facendo missioni militari della NATO a salvaguardia dei cieli del Baltico. Il rischio reale, dice, è quello dell'incidente definitivo, dell'episodio che scatena il peggio. Siamo al limite del rischio palesissimo, che basta un incidente aereo che succede lassù, come quello che è successo tra turchi e russi in Siria, che lassù scoppia veramente la terza o quarta guerra mondiale. Fulcro di tutto in questa fase resta comunque l'Ucraina, diventata il simbolo del braccio di ferro fra un passato che nessuno vuole scordare e un futuro che tutti vogliono piegare al proprio interesse politico, economico, strategico. E anche l'ultima tappa di questa progettata espansione verso est, sia dell'Unione Europea che della NATO, che doveva essere qualcosa che avrebbe dovuto includere, comprendere, insomma, o almeno non escludere, non fare un muro di separazione con la Russia, e che invece è proprio abortita. Per avere soluzioni, dice Mini, servirebbero idee nuove. La NATO invece è ferma a 30 anni fa. Siamo a linguaggi, e soprattutto linguaggi mentali, no? Della guerra fredda, stiamo ritornando a quei linguaggi, no? Quando invece la realtà avrebbe bisogno di tutt'altro linguaggio, di un'altra lettura, ma proprio di un altro parlare.